Orgilla, non ti tradirò mai. Questo mi ferisce molto. Vorreste dire che preferite il DAS all'argilla? Su via, dai, lo so che molti di voi non hanno il forno e quindi hanno bisogno di un materiale, diciamo così, easy going per poter lavorare. Quindi voglio farvi contenti per l'ennesima volta. Utilizzando così il DAS, quello originale, quello che tutti quanti abbiamo usato almeno una volta a scuola. Perché, diciamolo, non è vero che tutti i DAS sono uguali. Anche se io l'ho detto una volta questa cosa. Vediamo se ci sono delle differenze con quello che ho utilizzato la volta scorsa. Cioè nel video, quello che vi piace così tanto. Come sempre scegliamo un soggetto. Almeno questa cosa fatemela scegliere a me, non lo so. Ovviamente per fare questo lavoro non ci servirà più il manuale di scultura, quindi questo lo possiamo andare a buttare. E qui entra in gioco il manuale del DAS. Questo io ce l'ho da quando ero bambino. Praticamente noi da bambini facevamo queste cose. Altro che PlayStation. Voglio partire proprio da qua, perché è possibile in effetti realizzare una figura intera con il DAS mettendo dentro un'anima di fil di ferro. Quindi rispetto alla volta scorsa che abbiamo fatto un viso, faremo una cosa un pochettino più complessa. Ovviamente noi dobbiamo avere un punto di riferimento, dobbiamo prendere spunto da qualcosa. Io voglio prendere spunto proprio da questa scultura che ho realizzato in questi giorni, che è ispirata al diadumeno di Policleto. Cose facili, va? E ce l'abbiamo proprio qui. Quindi già possiamo capire come andare a fare la struttura del fil di ferro, perché senza questo noi non possiamo impostare lo scheletro interno. Allora, mi sono fatto una fotocopia della dimensione in cui lo voglio realizzare. Facciamogli la parte che manca. Quindi sui 20 cm noi possiamo lavorare tranquillamente con un chilo di DAS senza problemi. Chiaramente avendo l'immagine di riferimento, noi possiamo andare ad applicare di sopra il nostro fil di ferro e fare poi così l'armatura. Prendiamo circa un metro di fil di ferro, ripiegandolo a metà, quindi nel centro noi andiamo a fare un occhiello. Vediamo che dimensioni ha. Con un fil di ferro malleabile la cosa viene più semplice. Arrivati qua abbiamo già il busto, ok? Quindi ripeto l'operazione per l'altro braccio. Ok, ora facciamo il busto, quindi questi adesso si intrecceranno al centro. Ok. Questa gamba è piegata, quindi la dobbiamo mettere in questa posizione, così questo va un po' piegato. Questi occhiali servono poi per andarlo a fissare nella base. Come i chiodini a U io non ne ho, ci metto pure una cornucopia. Nella parte più grossa, quella del petto, noi ci andiamo a mettere un pezzo di carta stagnola, così risparmiamo anche materiale. Senza esagerare, perché poi la carta stagnola emerge. Io metto anche un po' nella testa. Ok, è venuto il momento di usare il nostro amico il DAS. Per legare bene i vari pezzi tra di loro possiamo utilizzare anche un pochettino di acqua. Qua la barbottina noi non la possiamo utilizzare.
Può succedere magari che fil di ferro ecceda un pochettino. Quando poi asciuga il DAS, noi lo possiamo andare a tagliare o con un tenaglia o magari con un Dremel. Guarda, ero convinto di consumarne di più il DAS, invece con un 200 grammi circa sono riuscito a fare una figura da 20 cm, però ancora devo andare a fare varie sovrapposizioni. La cosa importante all'inizio chiaramente è quella di andare a rivestire tutto il fil di ferro e capire un pochettino come sono distribuiti i volumi. Dopodiché possiamo andare ad intervenire con le stecche, perché poi facendo sovrapposizioni di DAS noi possiamo avere un pochettino di difficoltà a aggiungere il materiale senza che il pezzo si deformi. Aiuto, andiamo alla parte della faccia. Allora, nel punto qui dei dettagli ci possiamo ritornare poi quando è un pochettino più incallito, che adesso non permette di creare grandissimi dettagli. Intanto andiamo a crearci tutti i volumi che ci interessano e poi possiamo andare a raschiare. Io perché devo fare questa malavita? Allora, il segreto sta nel cercare di amalgamare il più possibile con la stecca tutte le varie sovrapposizioni che noi andiamo mettendo. Chiaramente tra una sovrapposizione e l'altra ci va un po' d'acqua. Ok, avendo fatto l'impostazione di base, io poi posso andare a lavorare sul pezzo quando sarà un pochettino più asciutto. Vedremo come poi andare a fare eventualmente le sovrapposizioni. Di sicuro sarà più semplice andare a togliere, andare a limare tutte quelle parti in eccedenza che non ci servono. Io l'ho fatto asciugare un pochettino, vediamo se si può lavorare meglio sui dettagli, così non ho l'effetto rimbalzo, è un po' meglio, però lo voglio vedere poi quando sarà ancora più secco come si comporta. Lavorandoci si è infossato troppo l'occhio, quindi cosa devo fare io per fare dei ritocchi quando già è così incallita? Vado a mettere un po' di Vinavil e poi vado a sovrapporre un po' di DAS più fresco. In questo modo sono sicuro che attaccherà meglio e poi vado a lavorare di nuovo. Per facilitare questa operazione io posso utilizzare un chiodino, cioè la parte quella di dietro ricurva, che mi crea un pochettino l'occhio, così almeno sono sicuro che non vado a sfondare troppo. Insomma, i dettagli così nel piccolo non sono proprio semplicissimi da fare. Qua voglio aggiungere un pochettino di materiale per il naso, sempre Vinavil. La stessa cosa la farò anche per aggiungere i capelli. Insomma, dopo un lungo lavoro e un po' di imprecazioni, diciamo che ho deciso di fargli un accenno di pupille anche per migliorare un po' l'espressività del soggetto. Thank you.
In questo stadio io non riesco a raggiungere un livello di dettaglio maggiore di questo, quindi dovrò farlo asciugare e quindi ci lavorerò successivamente con la carta vetrata, andando a togliere quei volumi in eccesso. Poi andrò ad intervenire vedendo se riesco a sovrapporre, quando il DAS è completamente secco, anche un po' di DAS fresco. Adesso viene il bello. C'è poi alla fine il momento della rimozione dalla basetta, in modo tale che noi possiamo andarlo a collocare su una base più simpatica, se vogliamo. Questa è un'operazione molto delicata, quindi può succedere che magari si rompano alcune parti, ma non è un problema perché noi poi possiamo andarle a sistemare. Anche le parti dove è emerso il fil di ferro noi le possiamo andare a rimuovere sempre con la tenaglia. E possiamo andare poi ad aggiungere dei pezzi di DAS più fresco, applicandoli però con il Vinavil. Lo spennello sulle parti che mi interessano, che voglio restaurare, anche qui che si sono formate le crepe, poi le parti che si sono staccate le aggiungerò in un secondo momento. Prendo il DAS più fresco e lo vado ad aggiungere anche qui. Io vado a sistemare le parti che si sono staccate e aspetto un po', almeno diciamo una mezza giornata, prima che si asciughi completamente. Oppure, se voglio forzare l'essiccazione, posso andare a lavorare con un phon. Questo è il momento in cui noi possiamo andare a fare proprio un lavoro di intaglio, cioè possiamo andare a rifinire tutte quelle parti che sono un pochettino frastagliate, oppure dove l'anatomia non è venuta proprio come volevamo. Quindi noi andiamo a incidere con un cutter. Vedete che il DAS, anche se secco da diverso tempo, si mantiene abbastanza scalfibile, quindi lo possiamo andare a lavorare molto bene. Addirittura possiamo andare pure a carteggiare, però per fare questa operazione il DAS deve essere veramente molto secco. Con la carta vetrata noi possiamo andare proprio a livellare i fossi e quindi risolvere un po' tutte quelle magagne che non siamo riusciti a risolvere in fase di modellazione. Però cerchiamo di non scavare troppo, ovviamente, perché va a finire che emerge la carta stagnola di sotto. Possiamo definire pure i dettagli in questa fase, cioè quando il DAS è molto secco? Certo che sì, utilizzando sempre arnesi metallici appuntiti o affilati. Allora, per concludere, dopo le rifiniture noi possiamo pensare di passare alla colorazione oppure ad una verniciatura. Come si vernice il DAS? Si può utilizzare o il Vernidas classico oppure anche lo stesso Vinavil. Crea un effetto semilucido che è anche molto interessante, permette ai volumi di essere più evidenti. Vedete, quando il Vinavil è asciutto ne possiamo andare eventualmente anche a lucidare un altro pochettino con un panno, ma si capisce che è un po' lucido. Sì, un po' sì. Me lo posso andare adesso a collocare su una basetta di legno un pochettino più sistemata rispetto a quella di prima, utilizzando o il Vinavil oppure un'altra colla anche più rapida. Quindi lo vado a tendere. Ok. Per sicurezza lo faccio stare in piedi con un pochettino di plastilina finché la colla non si asciuga. Poi posso andare a rimuovere tutta quella in eccesso. Intanto questa ci serve per farlo stare un pochettino più fermo. Dai, direi che è andata bene, no? Ricapitolando, abbiamo utilizzato un DAS bianco molto versatile, si può colorare, si può verniciare, possiamo fare tutto quello che vogliamo. La cosa bella della fila è che oltre ai DAS classici che conosciamo, quello bianco e quello color terracotta, ci sono delle nuove versioni, tipo il DAS stone, che è quello effetto pietra, e il DAS wood, effetto legno, e che sono tutti da sperimentare, ma lo faremo in un prossimo video. Ok, ora ridatemi l'argilla.